per i batteristi di livello più avanzato, che già padroneggiano bene i rudimenti, la tecnica, sia delle mani che dei piedi, e conoscono una discreta quantità di teoria, soprattutto nel nostro caso di batteristi di solfeggio ritmico, possono cimentarsi nello studio di quella che alla fine è la sfida più grande per noi batteristi, ossia l'indipendenza fra gli arti e la coordinazione. Un modo molto divertente e soprattutto utile, che unisce l'utile al dilettevole, per imparare a coordinare bene i quattro arti, è lo studio degli ostinati di musica latina. In questo caso io ho suonato su una base, una normalissima base Latin Songo, e ho seguito un pattern che prevedeva per i piedi la figurazione canonica del songo, almeno per quanto riguarda la batteria Fusion, che presso a poco fa così. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Su questa base di piedi, poi ovviamente variandola, ho inserito varie combinazioni delle mani. Ho inserito il piatto, il tom, il bordo del tom, dei fili in levare. Insomma, ho cercato di fare delle cose il più possibile in stile con quello che stavo suonando. Però prima di arrivare a fare qualcosa in stile, bisogna riuscire a coordinare le mani, a fare gli esercizi, coordinare le mani con quello che i piedi fanno. All'inizio non è così elementare, ci si sbatte spesso la testa e può essere frustrante, però dopo che si è riusciti a padroneggiare un po' la cosa, i risultati daranno veramente grandi soddisfazioni. Io all'inizio consiglio di cominciare con degli esercizi molto semplici, ad esempio la mano, le mani che seguono sul rullante, un rullo a 1 o un rullo a 2, e i piedi che tengono l'ostinato sotto. 1, 2, 3, 4. Andando avanti si possono fare delle cose molto più complicate, si possono inserire dei paradiddle, degli sticking in poliritmia. Il risultato finale sarà quello che riusciremo ad avere una completa indipendenza, almeno fra l'ostinato dei piedi e le mani che faranno quello che vogliono, e riusciremo ad esprimerci in maniera più musicale possibile sul set per questo tipo di musica. Altro tipo di ostinati che possono essere molto interessanti da studiare sono, ad esempio, sempre rimanendo in ambito Sud-Centro America, quello del samba americano, del samba brasiliano. È un ostinato molto famoso che suona così. 1, 2, 3, 4. Anche qui potrò inserire sopra delle varie combinazioni di mani. 1, 2, 3.